Final Fantasy VII è stato un videogioco fondamentale e per svariate ragioni. Tra i tanti meriti che gli si possono attribuire c'è sicuramente quello di aver definitivamente sdoganato in Occidente il genere dei JRPG, un tipo di giochi che fino ad allora veniva quasi esclusivamente apprezzato in Giappone. Le avventure di Cloud aprivano le porte a un'infinità di titoli dal ritmo lento e ragionato e dalle narrative complesse, che si discostavano nettamente da tutto quello a cui eravamo abituati a giocare, anche dai giochi di ruolo di stampo occidentale. Oggi con Final Fantasy VII Remake la storia in un certo senso si ripete, perché l'accoglienza entusiasta della critica e le ottime vendite non fanno che confermare che questo genere è ancora vivo e vegeto e se trasportato verso canoni più moderni può interessare un pubblico vastissimo. Ma siccome il genere, contrariamente un po' alla credenza popolare, non è fatto solo di Final Fantasy, un brand che ormai non è più necessariamente sinonimo di qualità, ho deciso di proporvi in questo video 5 JRPG che secondo me meriterebbero di essere nuovamente giocati con un remake, che sia un'operazione radicale come quella dedicata a Final Fantasy VII o un riadattamento più moderato, non è importante. Mi piacerebbe solo che venisse data nuova visibilità a questi giochi di cui magari si è persa ingiustamente traccia a causa dello scorrere del tempo. Per questo cercherò di non andare a prendere in esame i capolavori indiscussi del genere, che un po' tutti conoscono e bramano in una versione aggiornata. Quindi prima di iniziare, come al solito, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Mi raccomando, guardate tutto il video perché in prima posizione ho messo uno dei miei giochi preferiti di sempre e sono curioso di sapere cosa ne pensate. Iniziamo! Molti di voi staranno aspettando spasmodicamente la riedizione di Xenoblade Chronicles, un titolo che fondamentalmente con la sua impostazione action improntata all'esplorazione e al free roaming ha dato nuova linfa vitale a un genere ritenuto da molti morente. È curioso pensare che uno dei JRPG più importanti della settima generazione di console abbia visto la luce su quello che viene considerato l'hardware casual per eccellenza, la Nintendo Wii, ma in realtà la console Nintendo fu casa di un altro gioco che a modo suo segnò il genere, The Last Story. Come suggerisce il nome, ci troviamo di fronte a una sorta di fratello illegittimo di Final Fantasy, sviluppato da Mistwalker. Questa compagnia fu fondata proprio da un veterano della serie di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, che dopo essersi allontanato da Squaresoft, continuò a ricoprire il ruolo di director anche in Mistwalker, a seguito di due JRPG molto interessanti, ma estremamente classici nell'impostazione, approdati unicamente su Xbox 360, ovvero Blue Dragon e Lost Odyssey. Sakaguchi decise di mettersi al lavoro su un titolo rivoluzionario e innovativo che avrebbe riscritto i canoni del genere. Dopo 4 anni di sviluppo e un accordo in esclusiva con Nintendo, vide la luce The Last Story, un titolo ancorato sia alla tradizione ma allo stesso tempo moderno. Se nell'estetica e nella narrativa il gioco ricorda volutamente Final Fantasy, tanto che le musiche furono composte proprio da Nobuo Uematsu, è nel gameplay che The Last Story si discostava da quanto visto in precedenza. Al giocatore era proposto un sistema ibrido action che era un perfetto bilanciamento tra strategia e azione. L'obiettivo durante il combattimento era quello di sconfiggere i nemici rompendo le loro linee di schieramento, e mentre avevano pieno controllo sulle azioni di Zai, il protagonista della storia, i restanti membri del party erano gestiti in piena autonomia. Tra un sistema di coperture, la possibilità di mirare con l'arco utilizzando il sistema di puntamento del Wiimote e la capacità di sfruttare i pericoli ambientali a proprio vantaggio, il combat system di The Last Story era una vera perla in grado di appassionare durante ogni battaglia, anche la più semplice. Inoltre la struttura molto lineare delle missioni, unita all'esplorazione libera della città principale, l'Azulis, è un ottimo compromesso ludico in grado di sposarsi perfettamente con i gusti dei giocatori di oggi. Ben diversa è la situazione in Skies of Arcadia, un JRPG sviluppato e pubblicato da Sega che vide la luce sulla sfortunatissima Dreamcast. Qui l'impostazione è molto più classica, con combattimenti a turni e progressione tramite punti esperienza, ma dove Skies of Arcadia si differenzia rispetto ai canoni di Final Fantasy e Dragon Quest è nell'esplorazione, il vero focus principale del gioco. Il protagonista infatti è il pirata di cieli Vise, che esplorerà le 6 regioni in cui è diviso il mondo di Arcadia a bordo della sua aeronave. La cartografia della mappa avverrà tramite la navigazione del giocatore, che potrà liberamente esplorare gli ambienti 3D. Durante i suoi viaggi non solo potrà scoprire luoghi segreti ricchi di tesori, ma anche reclutare nuovi membri da aggiungere all'equipaggio della nave. Questo infatti è uno dei punti più interessanti a mio avviso. Il party principale è composto da Vise, Aika e Fina, ma la squadra in combattimento può ospitare fino a 4 personaggi.
Oltre a scegliere chi occuperà lo slot finale tra tre protagonisti secondari, il giocatore potrà incontrare ben 22 potenziali pirati che seguiranno le gesta di Vice sulla sua nave. Come detto, al di fuori dell'esplorazione aerea, per il resto Skies of Arcadia è un JRPG molto classico, che si divide tra combattimento, città e dungeon con boss finale, alternando con un ritmo abbastanza standard le varie fasi di gameplay. Il gioco non ebbe mai il successo sperato, sia su Dreamcast che sul successivo porting, denominato Legends, avvenuto su GameCube. Torniamo in casa Square, quando durante il periodo PS1 sfornava un capolavoro appresso all'altro, non limitandosi poi a un solo genere. Un vero gioiellino dei JRPG e che meriterebbe molta più attenzione di quella che gli è stata dedicata negli ultimi anni è Valkyrie Profile, sviluppato da TriAce. Intriso di mitologia norrena, che tanto va di moda oggi, in Valkyrie Profile vestiremo i panni della Valchiria Lennet, incaricata da Odino di costruire un'armata di Ainarir per difendere la terra degli dei Asgard dai Vanir durante la battaglia finale, il Ragnarok. Gli Ainarir sono le anime dei guerrieri morti e Lennet potrà decidere se tenerli con sé per combattere al suo fianco durante l'avventura oppure se spedirli direttamente nel Valhalla per prepararli allo scontro decisivo. C'è così tanto da dire a proposito di Valkyrie Profile che non saprei da dove iniziare. Abbiamo un gameplay ibrido che unisce all'esplorazione in 3D della world map un impianto da side-scroller in 2D per quanto riguarda l'esplorazione dei dungeon, che diventano a tutti gli effetti dei platform vecchio stile. Il combattimento poi scardina tutte le convenzioni del sistema a turni, proponendo un sistema di combo che non solo rimuove un caposaldo come gli MP, ma sfocia anche in delle mosse finali, le Purify Wear Souls, semplicemente spettacolari. Complesso e stratificato, Valkyrie Profile è uno di quei giochi immensi in cui è facile perdersi. Il gioco è diviso in capitoli e l'avanzamento è scandito principalmente dal reclutare i guerrieri morti per poi mandarli nel Valhalla. Starà a noi decidere insomma l'ordine della storia e non è detto che riusciremo a fare la conoscenza di tutti gli Ainarir sparsi per il mondo del gioco, anche perché degli oltre 20 personaggi molti sono opzionali ed alcuni addirittura disponibili solo nelle difficoltà più elevate. Ovviamente poi il nostro grado di preparazione alla Ragnarok modificherà anche il finale dell'avventura, aumentando di parecchio la rigiocabilità. Ma se tutto l'impianto ludico è così sperimentale da non mettere in primo piano un elemento rispetto all'altro, la scena viene rubata completamente dalla narrativa e in particolare dalle storie dei guerrieri caduti. Questi saranno protagonisti di scene di intermezzo che ci racconteranno la loro vita, ma anche le loro ore finali. E pur se si tratta semplicemente di cutscene senza possibilità di interazione, credetemi, difficilmente troverete un cast così sfaccettato e ampio all'interno di un singolo gioco. Esiste anche un seguito uscito per PS2, Silmeria, ma perdeva alcune delle caratteristiche che avevano reso Lennet un gioco epocale. L'ottima conversione per PSP necessita però di una bella rispolverata e Valkyrie Profile merita di essere riscoperto anche oggi. E se vogliamo continuare a parlare di Squaresoft su PS1 e di titoli che hanno fatto della sperimentazione il loro cavallo di battaglia, come non citare Vagrant Story, un action RPG più unico che raro, sviluppato dallo stesso team che si occupò di Final Fantasy Tactics, con lo strategico a turni, condivide il setting medievale, mettendo il giocatore ai comandi di Ashley Riot, un agente conosciuto come Risk Breaker, a cui è stato affidato l'incarico di investigare sul rapporto tra un misterioso culto e il Duca Barboda, un membro del Parlamento di Valendia, il regno fittizio dove è ambientata l'avventura. La trama adulta e dai toni cupi accompagna un gioco che ancora una volta scardina tutte le convenzioni del genere. Il motore di gioco è completamente in 3D e improntato all'azione. I combattimenti avverranno quindi in continuità con l'esplorazione, ma non per questo sono di certo trattati con superficialità. Infatti, entrando nella Battle Mode, è possibile mettere in pausa il gioco per far emergere una griglia di azione che indicherà il raggio di attacco di Ashley. Da qui si potrà decidere quale parte del corpo del nemico attaccare per arrecare danni specifici e inoltre un sistema di attacco simile a quello di un rhythm game darà la possibilità al giocatore di dare il via a delle combo chiamate Chain Attacks. Tra le tante novità implementate ci sono anche i Risk Points, rappresentati da una barra posta sotto gli HP e gli MP. Quasi tutte le azioni andate a segno causeranno un incremento dei Risk Points che andranno a influenzare la concentrazione del protagonista. Più alto sarà questo valore e più basse saranno le difese, ma allo stesso tempo aumenterà la probabilità di colpire con degli attacchi critici. E questa è solo la punta dell'iceberg di uno dei combat system action più interessanti visti nella storia dei JRPG. Inoltre questo si univa perfettamente al sistema di crafting che sostituiva in toto la presenza di negozi e NPC, spostando ancora una volta l'attenzione interamente sul giocatore e sulla sua capacità di fronteggiare le avversità.
E per finire, non posso non citare la serie di Shadow Hearts, in particolare il secondo episodio, ovvero Covenant. Qui parliamo, almeno per me, dell'apice dei JRPG su PlayStation 2, con buona pace del tanto osannato Final Fantasy X. Shadow Hearts Covenant è la perfetta fusione di classicismo e sperimentazione, tanto nella narrativa quanto nel gameplay. Molto atipicamente la serie è ambientata nell'Europa d'inizio 1900, con la Prima Guerra Mondiale alle porte. Il setting verosimile, dove appaiono anche volti storici realmente esistiti, lascia spazio a una narrativa fantastica e avventurosa, intrisa di misticismo, occultismo e magia. Non voglio raccontarvi quasi nulla della trama di Covenant, perché secondo me è una di quelle esperienze che va vissuta in toto, senza necessità di una preparazione adeguata. Certo, aver giocato il primo capitolo aiuta nelle prime ore di gioco, per non risultare completamente spaesati, ma Covenant è godibilissimo anche se preso slegato dalla serie. Pochi altri JRPG hanno saputo alternare con così tanta efficacia temi adulti come gli orrori della guerra, la paura della solitudine e il dolore della perdita a momenti comici in grado di strappare delle sincere risate. Ci sono registri stilistici diversissimi tra di loro che si sovrappongono in continuazione in modo fluido, non alienando mai il giocatore da quella che è la storia principale. I membri del party, ad esempio, sono il frutto del puro nonsense giapponese espresso all'ennesima potenza. Abbiamo il protagonista mutaforma, il vecchio Geppetto che combatte utilizzando delle marionette, Joachim il vampiro appassionato di wrestling, la zarina Anastasia e via dicendo. Il combat system poi stravolge la classica staticità delle impostazioni a turni tramite due feature principali. La prima è Judgment Ring, una sorta di ruota della fortuna che chiederà al giocatore di selezionare i corretti input con la giusta tempistica per eseguire al meglio ogni azione, e poi il sistema di combo che tiene conto delle griglie di posizionamento dei vari lottatori per permettere al party di dare il via a delle catene devastanti. C'è veramente un mondo da scoprire dietro a questa perla sviluppata da Nautilus, e secondo me un remake potrebbe essere l'occasione perfetta per rendere giustizia a una vera e propria hidden gem che avrebbe meritato molta più attenzione, non solo da parte degli appassionati. Chissà, magari un giorno ci sarà data l'opportunità di rivivere la trilogia originale e anche il sequel Kudelka uscito su PS1 sotto una nuova forma rivista e corretta per il pubblico moderno. Fino ad allora il mio consiglio è di provare a recuperarlo e dargli una chance. Non ve ne pentirete. E questi, poracci, erano 5 JRPG che secondo me meriterebbero di essere riproposti con un remake. E voi quali altri esponenti del genere vorreste vedere ritornare sulle attuali console? Vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, a turni, ciao!